Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Pedavena in questa splendida cornice di questa bellissima veranda della birreria Pedavena, perché sta per partire. Cosa starà mai per partire? L'Express Dolomiti, trenino su gomma che correrà con itinerari unici che assolutamente non vi potete perdere tra i comuni di Feltre e Pedavena da maggio-dicembre 2017. Express Dolomiti è un progetto, un'idea, un percorso che nasce dall'iniziatore Marco Pilli qui al mio fianco. Marco, un insieme di collaborazioni, ma non solo, di idee, di spontaneità, direi. Sì, allora l'iniziativa è partita diverso tempo fa. Per Natale abbiamo fatto una prova, che è andata abbastanza bene, quindi quando è stato il mese di gennaio-febbraio siamo andati dal signor Lionello Gozza, che è il presidente del consorzio turistico Dolomiti Prealpi, e abbiamo chiesto se si poteva ripetere, e lui ci ha detto addirittura che si poteva fare da maggio a dicembre, che poi verrà fatto anzi fino a gennaio. E allora abbiamo cercato di fare una cosa che proprio andasse a servizio della cittadina, e allora abbiamo pensato di fare il sabato un trenino commerciale e la domenica un trenino culturale, perché a Feltre, a Pedavena, ci sono tante cose da vedere che non tutti conoscono. E quindi cercheremo di sfruttare la potenzialità di Feltre, di Pedavena, del commercio, per portare a conoscere ancora più queste due cittadine. Quante corse al giorno e dove possiamo acquistare i biglietti? Allora, le corse al giorno partono dalle 10 della mattina e va l'ultima corsa a mezzogiorno, poi riprende alle 2 fino alle 6 della sera, terminando alla Bottega Dolomitica alle 7 di sera. I biglietti si possono acquistare ovviamente in via Lettieria, alla Bottega Dolomitica, al centro Le Torri Idea 2000, alla tabaccheria Corrà e anche su a Feltre Vecchia. Quindi ci sono diversi punti di vendita sia nel comune di Feltre che di Pedavena, e naturalmente immagino che vogliate espandere anche questa rete. Sì, al momento andiamo avanti così, però oltre che i punti di vendita sono anche i punti dove il trenino farà le sue tappe, che è molto importante, perché il nostro sarebbe creare un interscambio fra Feltre e Pedavena e Pedavena e Feltre, cioè i turisti che ci sono a Feltre farli girare per tutta la città, e così tutti quelli che ci sono a Pedavena farli girare in tutta la città di Feltre e di Pedavena. Perché naturalmente il calendario di qui in avanti è veramente ricco, il trenino sarà sempre attivo sulle sue ruote di gomma, correrà tra Feltre e Pedavena per tutti i giorni delle manifestazioni più importanti che si avvicinano con quest'estate e non solo. Sì. Allora, oltre che andare tutti i fine settimana, tutti i sabati e tutte le domeniche, il trenino verrà usato anche durante tutte le manifestazioni, come dicevi te, che ci sono, sia a Feltre che a Pedavena. Quindi, senza elencarle tutte, perché sennò magari ce ne dimentichiamo qualcuna, però da giugno ad agosto abbiamo fatto un calendario con un volantino per aiutare anche le maggiori manifestazioni. Poi a settembre rifaremo il volantino che andrà da settembre a dicembre per fare tutte le altre manifestazioni che si presenteranno a Feltre e a Pedavena. Siamo giunti a Feltre Vecchia e qui insieme a me il direttore delle gare dei mondiali di parapendio che si terranno proprio sul Monte Avena, Maurizio Bottegal. Maurizio, cosa state costruendo con questa iniziativa che coinvolgerà praticamente le prime due settimane di luglio? Ma abbiamo portato per la prima volta in Italia appunto il mondiale di parapendio. È la 15ª edizione, è un evento straordinario, si tengono ogni 2 anni, e quindi sono 30 anni che si tengono in giro per il mondo, e quest'anno li abbiamo noi dal 1 al 15 luglio. È un onore e un grosso sforzo anche lavorativo per portare questa cosa. Express Dolomiti sarà naturalmente attivissimo in queste giornate, un'occasione ancora di più per consolidare il legame Feltre-Pedavena.
Sì, certo. Ecco, una delle cose importanti con questo evento è la bella cosa è che siamo riusciti a fare rete. Finalmente siamo riusciti a fare rete, a far capire ai comuni che devono smetterla di pensare al proprio campanile. E questo si sta vedendo. Cioè c'è veramente un'aria frizzante e non per niente il trenino. Cioè il trenino è partito, è comunque arrivato sull'onda lunga del mondiale. Maurizio, dove possiamo seguire tutti gli eventi di questo mondiale? Beh, per esempio siamo in diretta su internet, abbiamo il sito Facebook dove è già possibile seguire i primi video di lancio, perché stiamo facendo dei video di lancio prima del mondiale, quindi c'è già il primo video, ci sarà il secondo a giorni e poi il terzo nei giorni prima, proprio a ridosso del primo luglio, quando comincerà veramente il mondiale. Ecco, una cosa sicuramente interessante sarà da non mancare la cerimonia di apertura che si terrà qua in questa splendida piazza Maggiore. È una cosa incredibile, un gioiello architettonico, e qui punteremo a stupire il mondo, perché una delle cose che rimane più in mente ai piloti stranieri, ma anche agli ospiti che verranno numerosi, perché pensiamo abbiamo stimato circa 15.000 presenze nel mese di luglio qui nel Feltrino legate al mondiale di parapendio, quello che rimane più impressa è sicuramente la cerimonia apertura, e stiamo preparando una cerimonia apertura incredibile. Invitiamoli tutti. Quando sarà questa cerimonia d'apertura? Sarà domenica 2 luglio, verso dalle 6 della sera in poi, fino a seguire, perché ci saranno tutta una serie di eventi collaterali. Allora invitiamoli tutti il 2 di luglio qui in Piazza Maggiore, Volevamo chiedere ai nostri giovani se si erano divertiti. Chi si è divertito alzi la mano! Bravissimi! Le è piaciuto il giro? Sì, bello, molto bello. Pensa che questa sia una bella iniziativa? Sì, penso di sì. Questo trenino correva, eh? Viaggia. Vi invitiamo tutti a venire a visitare Feltre con il nostro trenino. Feltre è una città bellissima da scoprire, tante cose da vedere, venite in tanti, vi aspettiamo, ciao! Marco, invitiamoli tutti allora a fare un giro su questo trenino. Certo, vi aspettiamo numerosi, le partenze sono tantissime, si può partire qua dalla birreria Pedavene e altri punti di Feltre, e vi aspettiamo perché secondo il nostro punto di vista il trenino può farvi vedere delle cose che non avete mai visto qua a Feltre e a Pedavene. Grazie a tutti.